Salve a tutti ragazzi, eccoci di nuovo con il vostro Zura con un'altra Tank Review. Questa sera vi ho portato T57 Heavy, T57 Heavy pesante americano Tier 10 con la particolarità. Prima di tutto in questa versione lo vediamo con la bellissima skin che si poteva trovare nei pacchi natalizi dell'ultimo Natale 2018, quindi qui abbiamo il nostro Hannibal che intanto ringraziamo per averci concesso l'utilizzo del replay, che può godere della bellissima estetica del suo T57 Heavy, e lo ringraziamo per averci concesso anche l'utilizzo del replay, e poi dopo lo ringrazieremo ancora per questa bella partita in linea Mannheim. Prima di vedere come se la cava il T57 Heavy, pesante americano Tier 10, che calca il campo di World of Tanks da un bel po' di tempo, noi andiamo a fare la nostra solita comparativa on paper per capire bene di che cosa stiamo parlando. Ci apriamo il nostro Tanks GG, come sempre, e possiamo subito vedere quali sono i veicoli che ho messo in parallelo questa volta. Il T57 Heavy è un veicolo particolare perché è un pesante con cannone a tamburo. L'unico altro veicolo, ullala, e qui ho sbagliato io. Krang Bang! Ok, abbiamo rimediato immediatamente. Ok, gli unici altri due pesanti con cannone a tamburo sono l'MX-50B, il Krang Bang, e poi ci ho messo anche il T110-5, che ha lo stesso cannone da 120 mm ma a colpo singolo. Lo togliamo perché non è pertinente in questa comparativa. L'avevo inserito perché pensavo non ci fossero sufficienti avversari da mettere in parallelo, invece è spuntato il Krang. Come potete vedere subito, il danno per minuto del T57 è veramente, veramente, veramente molto buono. È pesantemente superiore a quello della MX, perché 600 di danno per minuto è pesante, oltre un colpo in più al minuto, ma soprattutto è 900 punti in più del Krang, che sono oltre due colpi in più al minuto, quindi danno per minuto spaziale per essere un carro con cannone a tamburo. La penetrazione standard è 2,58, leggermente dietro il 50B, ma mica di tanto, e un po' sensibilmente più dietro il Krang. In situazioni di emergenza possiamo contare con proiettili premium HIT per T57 con la brutale penetrazione di 3,40, ma la velocità e velocità del proiettile di 1000. Niente affatto male, APCR per il 50B e proiettili schifo, salsicce orribili per il Krang. Va bene, il firepower del T57 Heavy umilia gli altri due, perché oltre al danno per minuto, ragazzi, e i quattro colpi nel tamburo, dobbiamo aspettare solamente 2 secondi per snocciolare un colpo dietro un altro. Questi dati fanno sì che il T57 Heavy, per quello che riguarda il firepower, sia assolutamente uno dei veicoli più pericolosi di World of Tanks. Passiamo ora al gun handling. Ovviamente qui incominciamo a vedere le prime note di rovescio di medaglia, perché il gun handling T57 Heavy fa schifo. E sì, ragazzi, questi quattro colpi brutali che si susseguono a grande velocità vanno un po' dappertutto, tranne che nel posto in cui li spariamo. Non che la situazione sia disastrosa, ma tutt'altro che buona. 2,78 il tempo di puntamento, abbastanza lungo. Considerate che il carro impiega 2 secondi per buttarvi dentro un altro proiettile, e voi vi troverete a sparare dopo il primo colpo, che magari avete chiuso la vostra rosa, vi troverete a sparare il secondo colpo a mezza rosa se volete sfruttare il Brust. Quindi qui c'è un'incongruenza. Abbiamo un carro che volendo può fare tanto, ma il tempo di puntamento vergognoso gli impedisce di far bene il suo lavoro. Al contrario del 50B, che con 2 secondi e 4 di tempo di chiusura e 2 secondi e mezzo che intercorrono tra un colpo e un altro, è perfettamente bilanciato. Lo stesso dicasi per il Krang. Dopo, la dispersione in movimento ruotando il carro e ruotando la torretta sono veramente orribili, specialmente ruotando la torretta 0,17. Questi sono valori che penalizzano in maniera drammatica ancora di più il gun handling del T57 Heavy. Gli altri fanno enormemente meglio, senza considerare che gli 8 buoni gradi di gun depression sono umiliati dai 10 del 50B e dai 12 del Krang. Quindi tanto bello prima, tanto tanto firepower,
tanto poco gun handling, e questo è il lato peggiore di questo veicolo in assoluto. Mobilità anche qui non sono rose, perché ci troviamo un carro piuttosto lento con 35 km/h, gli altri due lo umiliano sia a marcia avanti che in retromarcia, con un 50B che ha una mobilità tranquillamente assimilabile a quella di un medio, e il Krang che invece può essere considerato uno dei pesanti più mobili in assoluto del Tier 10. Il 57EV arranca lento, rapporto peso-potenza dignitoso, resistenza ai cingoli standard, rotazione della torretta perfettamente in linea con la media del Tier 10, tank traverse non per niente trascendentale, ma non orribile, non da super pesante, ma nulla di che, anche qui lati negativi. Per quello che riguarda punti ferita e armatura, abbiamo punti ferita in linea con gli altri, e i valori di armatura vediamo valori superiori a quelli degli altri due veicoli, fatta eccezione per i valori della torretta del Krang, che sono pazzeschi. Poi dopo andremo ad esaminare il layout dell'armatura del T57 Heavy in dettaglio, però questi valori qui, anche questo 228 di Hull Armor frontale, che sembrerebbe essere un qualcosa di positivo, purtroppo non lo è. Quindi anche su armatura e health e punti ferita sto spoilerando che la situazione non è buona affatto. La vista è buona, il carro prende fuoco come un fiammifero. Equipaggiamento consigliato: stabilizzatore verticale assolutissimissimamente, ventilazione, e in questo caso anche la punteria. Vi consiglio la punteria, perché vi troverete, è l'unico modo che avete per cercare di snocciolare i colpi uno dietro un altro senza trovarvi a sparare con rosa a mezza aperta. Per dire la verità, su questo veicolo qui ci vorrebbe anche il cibo premium, e potrebbe anche avere una certa validità snapshot, cioè mano ferma, che vi riduce ancora la dispersione ruotando la torretta. Va bene, la gun depression è praticamente uguale ovunque tranne in una piccola parte al posteriore. Crew layout da 4 membri standard. Il carro può essere sintetizzato come un veicolo lento, non tanto corazzato, con un brutale cannone in grado di fare a pezzi gli avversari a distanza medio-corta per ora. Guardiamoci il layout dell'armatura: ha uno schema dell'armatura dannatamente complesso. I 228 che abbiamo visto al frontale sono presenti purtroppo solamente in questa banda rossa, perché il resto dello scafo sono 127 mm, quindi assolutamente fittizie le informazioni che la Wargaming dichiara di questo veicolo. La forma a cozza, a guscio di mitile, di, vabbè, a cozza. Dà una buona corazza nella upper plate, ma tenete presente che proiettili HIT provenienti da Tier 10 entrano senza pensarci due volte, e lo stesso dicasi per la lower plate, un gigantesco weak spot. Leggermente meglio la torretta, che ha una forma molto molto allungata. Anche qui la corazza non è spessa, ma in alcuni punti ci possono essere dei fortuiti, molto fortuiti, rimbalzi. L'armatura del carro di per sé fa veramente schifo da qualunque parte lo si guardi. Non fate assolutamente affidamento sulla torretta. Se lo giocate in hull down e siete veramente molto esperti, e quindi riuscite a tenere fuori solo la parte più alta del veicolo, dicasi un hull down orribile, difficilissimo, come vi sto mostrando ora in questo momento. Praticamente, se giocate a nascondino alla grande, come in questo caso, potrete dare agli avversari l'unica parte, cioè la parte alta della torretta, l'unica parte che qualche volta può rimbalzare qualcosa. Altrimenti non fate affidamento sulla corazza. E ora andiamo a vedere come se la cava il nostro T57 Heavy, guidato da Hannibal, che è uno che ovviamente può compensare alle mancanze del veicolo. Questo è un veicolo che ha subito dei nerf in passato, era veramente una bestia assassina. Ora è stato trasformato in uno sparabanane randomico. Però, ragazzi, il danno per minuto e la penetrazione brutale fanno sì che questo carro, se utilizzato in maniera oculata, cioè da bastardo approfittatore e da grande conoscente delle meccaniche di gioco e delle posizioni in mappa, può rivelarsi un veicolo dannatamente temibile. Ok, chiudere la rosa,
Poi sparare a rosa mezza aperta, qui va a prendere una posizione di supporto sniping il nostro Hannibal e aspetta di vedere se ci sono delle vittime per il tamburo del T57 Heavy. Altra cosa molto molto positiva di questo veicolo è che ha rimbalzato un bat, veramente ha rimbalzato un bat due volte, oh mio Dio. Ok, e il terzo colpo pure danno critico, va bene, il Bashat più corazzato del pianeta. Sicuramente qui sarebbe stato bello avere l'audio dei commenti del nostro Hannibal, perché penso che ci sarebbero stati qualche beep ci sarebbe stato. Comunque sia, il veicolo ricarica il tamburo in meno di 22 secondi. Questa è un'altra delle armi del T57 Heavy. Di solito questi veicoli a tamburo, una volta che hanno svuotato, comunque il Bat è un idiota perché continua a passare davanti, non lo conosco, però non, assolutamente con un T57 Heavy che ti sta, è la punizione è giusta, 4 su 4 garage per il Bashat. Allora, questi veicoli con cannone a tamburo, se l'avversario conta i colpi che avete sparato, può capire quando è il momento giusto di attaccarvi, perché magari dice ha sparato 4 colpi, adesso gli salto addosso perché lui, no, passerà tanto tempo. Intanto qui il nostro Hannibal sta facendo a pezzi, sparando dalla grande distanza, come vedete la rosa mezza aperta, no, ha fatto a pezzi un T110-4. Comunque, se vi dicevo, questi veicoli a tamburo rimangono indifesi per un lungo periodo di tempo. Normalmente il 50 B soffre di questa cosa, un po' anche il Krang, il Bat, no? Il T57 Heavy è veramente bastardo, perché con soli 22 secondi, se per sbaglio il pilota riesce a fare una manovra evasiva dietro una roccia e a perdere qualche secondo, voi considerate che un Tier 10 ricarica il colpo normale in circa 10 secondi e questo ricarica in 20. Quindi se uno riesce a far perdere un attimo di tempo, voi girate l'angolo per approfittare del T57 Heavy e vi trovate la spiacevole sorpresa di un veicolo che ha già caricato 4 colpi nel tamburo e che vi può fare 1600 danni in 6 secondi. Avete visto poco secondi fa che cosa è successo al Bat, che cosa è successo alle 4, che cosa è successo al Super Conqueror. Quindi questo è un veicolo molto problematico, personalmente mi ci taglio, però nelle mani giuste è un veicolo estremamente malvagio, come vedete ora. Adesso sta, questo è un carro dalla grande corazza, no? Vedete, qui non ha sufficiente abbasso, deve cercare il punto giusto per entrare e viene mancato fortunatamente dal Super Conqueror. Già 5.000 danni fatti, 1.400 da spot, i colpi rimbalzati sono Magica Bula, BDB Body BBU, la corazza ogni tanto regala qualche rimbalzo, però nulla di più, ok? Ed è di nuovo pronto, il T57 Heavy è di nuovo pronto, è tutto qui ragazzi, è tutto qui. Se giocato con pazienza e arguzia, e in più in questo caso ci sono anche delle persone che non si rendono conto di che cosa vanno in giro, buona la posizione del Super Conqueror, che si è sbrigato ad andare a nascondere. Guardate come il tempo di ricarica ridottissimo gli permette di fare a Hannibal queste manovre. Deve cercare di togliere anzi è passato ai proiettili premium e ora, non appena l'Eccento sparerà, no, qui avremo 1, 2, 3 e 4 proiettili premium che bucano 3,40 e quindi garage anche per l'Eccento. Già 7.000 danni, penso che da questo replay noi abbiamo già capito di che cosa stiamo parlando. Da vicino, uscendo e approfittando del vuoto di ricarica di un avversario, tempo che gli avversari sparano un colpo, ok, un Eccento spara un colpo ogni, quello c'aveva il cannone piccolo, il 128 mm spara un colpo ogni 9 secondi e mezzo a occhio. In 9 secondi e mezzo il T57 Heavy esce, gli fa 1600 e poi torna dietro l'angolo, mentre l'Eccento fa 490 con il cannone piccolo.
se ci aveva il cannone da 7,50 sarebbe rimasto indifeso per circa 15-16 secondi circa, occhio, ma dopo dipende come uno ce l'ha speccato. Quindi acceleriamo un attimo il replay, quindi rendetevi conto che cosa vuol dire avere conoscenza delle meccaniche del gioco, delle posizioni, dei tempi di carica degli avversari e uscire fuori 1, 2, 3, 4 e l'OVJ 260 vaporizzato, 1611 danni, 8600 danni, ma tra 22 secondi è di nuovo carico e io spero che questo 113, no, scappi via. Ecco, ha sparato a quell'altro, grande errore, perché adesso ti prendi probabilmente 1, 2, 3 e 4 non c'è perché ovviamente no, e ci mette talmente tanto. Ah ragazzi, qui il non cambia proiettile il nostro animal perché si è finito i proiettili, è rimasto con un proiettile normale e un proiettile hit. A 26 colpi ha fatto uno sfacelo, ha fatto praticamente già 10.000 danni, ha brutalizzato 1-1 la squadra avversaria. Come vedete è un replay fantastico dove abbiamo, intanto velocizziamo perché qui un T57 Heavy lanciato a tutta velocità, come ho già detto prima, 35 km all'ora circa, prima che becca il bat possiamo starci anche mezza giornata. Lo velocizziamo ulteriormente, presumo che qualcun altro arriverà, è arrivato il compagno di squadra, no? È arrivato il compagno di squadra. Prima noi andiamo a vedere le nostre post game stat di un risultato veramente veramente di rilievo, ovviamente maestria fenomeno, un secchiello di medaglie minori, 26 bond, grosso calibro, beh non avevo dubbi, asso, con 9600 danni, 34 colpi sparati, 33 a segno, 26 penetrazioni, devastante, 11.000, oltre 11.000 danni di combinato, e nonostante i proiettili, vabbè, proiettili spammati, una marea di proiettili gold, ovviamente il conto da pagare è sempre sempre molto salato con questo veicolo, perché tutti i veicoli che sparano tanto, se per sbaglio sparate tante gold, e poi qui Hannibal all'inizio si è fatto tutte le normali, poi una volta che si è finito le normali per forza è dovuto passare gold. È un buon carro o non è un buon carro? Allora, sì, è un carro buono, molto, è un carro specialistico, buono, non un carro che fa gridare al miracolo, è un carro solo per alcuni giocatori, come ho già detto e lo ribadisco, è un carro da sgraffio, se siete degli approfittatori conoscenti della mappa, questo è un carro che può far molto bene, nelle mani giuste è un carro pericoloso. Personalmente ritengo che sia sotto la media e che debba essere sistemato, io ad esempio ho grandi problemi, non riesco a utilizzarlo, quindi non so come quantificare quanto deve essere bravo un giocatore per utilizzarlo, magari qualcun altro lo adora. Io personalmente ho una visione molto molto contraddittoria. Spero che questo replay e l'analisi che abbiamo fatto vi aiutino a decidere da voi se è un carro interessante, se è una linea che vogliate intraprendere, anche perché i veicoli prima, il 9 fa schifo e l'8 fa schifo. Se avete voglia di beccarvi, di scirupparvi una serie di torture per arrivare a T57 Heavy o meno. Io personalmente non gli do la sufficienza, anche se percepisco che lui è buono e che io non sono sufficientemente buono per lui. Anche per questa review è tutto, il vostro Azzurra vi saluta e appuntamento alla prossima. Come sempre non dimenticate il vostro like, non like, commentate, fatemi sapere se adorate il T57 Heavy o vi fa schifo. Noi ci vediamo qui su YouTube o live streaming su Twitch. Ciao a tutti.